1 giugno 2001. Serena non si trova. La preoccupazione in paese è di tutti. Due giorni dopo, a soli 8 km da casa, nel boschetto di Fontecupa, dietro un grosso contenitore metallico, quello che sembrava essere un banale cumulo di spazzatura si svelò in tutta la sua atrocità. Arbusti e fogliame nascondevano carne umana. Il corpo scaricato sul terreno umido, la testa imprigionata in un sacchetto di plastica, vicino l'occhio sinistro una vistosa ferita, mani e piedi legati, naso e bocca brutalmente serrati da diversi giri di nastro adesivo. Le prime ipotesi lasciavano supporre senza dubbio che la morte sia avvenuta per soffocamento. Nessuno avrebbe potuto immaginare questo terribile epilogo. Un durissimo colpo per la famiglia. Il padre, recatosi sul luogo del delitto ad Avetrella, di fronte a quella scena raccapricciante, giurò verso il bosco che non si sarebbe mai arreso, finché non fosse stata scoperta la verità, a costo di inseguirla per tutta la vita. Benvenuti ad un nuovo episodio di Inchiostro Nero, storie macchiate indelebilmente dal male. Ci troviamo in una fortezza, ma non pensate a torri altissime e mura di cinta spesse ed infinite, no. Qui stiamo parlando di un intero territorio, per lo più agricolo, collinare, compreso tra il fiume Liri e il Sacco. Il centro storico si è sviluppato sotto le pendici della Rocca e quello abitato, da qualche decennio, si è esteso lungo la strada statale Casilina. Siamo in provincia di Frosinone, nella bassa Valle Latina, una delle più estese comunità montane del Lazio. Il luogo è stato al centro di numerosi accadimenti storici e la sua etimologia ne ha caratterizzato il nome. Arx, fortezza appunto, dal VII secolo d.C., Arce. Un comune di circa 5.000 anime. Viene naturale immaginare una collettività pratica, vigorosa, caparbia. Questa interpretazione istintiva forse è dovuta alla lettura delle vicende che contraddistinguono queste colline sin dal VII secolo d.C., oppure, per approssimativa deduzione, semplicemente perché il territorio impervio sulla quale si è sviluppata e vive non è dei più semplici. Altrimenti, la ragione di tanta idealizzazione può essere soltanto una. Un suo cittadino lo abbiamo conosciuto realmente nel tempo, tutti. È stato definito eroe arcese ed è rimasto nella nostra memoria come emblema di tenacia e forza di volontà. Salì alle cronache, suo malgrado, in un giorno di giugno del 2001. Uomo coerente e leale, che per due decenni è stato un condottiero ostinato, simbolo della sua battaglia. Lo aveva promesso che avrebbe avuto giustizia e per scoprire la verità ha guerreggiato senza sosta fino al suo ultimo respiro. In questi luoghi ha vissuto e viveva da sempre Guglielmo Mollicone, un padre che non si è mai piegato alle tragedie che hanno colpito la sua esistenza e quella dei suoi cari. I Mollicone, una bella famiglia, che Guglielmo amava sopra ogni cosa. Insieme alla moglie Bernarda ebbero due splendide bambine che chiamarono Consuelo e Serena. Quest'ultima legò da subito con il padre in modo viscerale. I due, titolari di una cartolibreria in paese, vivevano nella normalità più assoluta. Dopo qualche anno, però, l'armonia familiare venne sconvolta dal primo tragico evento. A causa di una polmonite malcurata, Bernarda purtroppo morì, lasciando il marito solo con due figlie da crescere.
Dopo il diploma, Consuelo, su consiglio del capofamiglia, si trasferì a Como per avere maggiori possibilità lavorative. Rimasti soli ad Arce, Serena intensificò ulteriormente il rapporto con suo padre, che divenne per lei unico punto di riferimento. Lui le donò con impegno e dedizione tutta la sua vita. Aveva un carattere particolare, Serena. A differenza dei suoi coetanei, era guidata da un profondo altruismo e attratta da grandi progetti. Era attiva nella lotta alla droga, senza ritrosia o paura nel denunciare. Disponibile ad aiutare chi fosse invischiato e a cercare di allontanare chi ne poteva essere attratto. All'epoca neanche Arce era immune alla grande piaga sociale del dilagare delle sostanze stupefacenti. Inimmaginabile pensare che sarà proprio questo suo impegno a segnare per sempre il suo destino. Torniamo all'agghiacciante ritrovamento del corpo di Serena nel bosco. Nelle ore successive la notizia si diffuse e il paese di Arce, sconvolto, venne messo in subbuglio dai mezzi della stampa e della TV in cerca di scoop. Avvenne una prima perquisizione a casa Mollicone, che sembrava non seguire alcuna procedura. Un intervento richiesto e coordinato dal maresciallo dei carabinieri della caserma di Arce, Franco Mottola. Ne seguì anche una seconda. Venne ritrovata, tra gli effetti personali della vittima, una piccola quantità di hashish. Si fecero da subito largo due ipotesi. La prima, che la ragazza detenesse lo stupefacente per fare un favore a qualcuno. E la seconda, che, post mortem, la sostanza fosse stata intenzionalmente lasciata lì per deviare le indagini. Prese piede fiduciosamente la seconda versione. Serena era conosciuta da tutti in paese come una brava ragazza, senza ombre. Da qui cominciò il calvario di Guglielmo, che si dovette scontrare con strane verità nascoste, bugie e ritrattazioni. Sul momento apparve subito strano il comportamento ambiguo del maresciallo Mottola, ma nella confusione che stava attraversando, il cartolibraio non pensò a denunciare l'atteggiamento del funzionario. Un altro fatto che stupì avvenne dopo la veglia in onore di Serena. Tornando a casa, Guglielmo Mollicone trovò il cellulare della figlia in un cassetto. Possibile che nelle varie perquisizioni nessuno lo avesse visto? O forse qualcuno lo aveva messo lì appositamente per farlo trovare? Molti iniziano ad essere gli episodi incomprensibili, ma evidentemente non era ancora abbastanza, sembrava che qualcuno volesse colpirlo. Come se la vita, fino a quel momento, gli avesse risparmiato qualcosa. Durante il funerale della figlia, Guglielmo viene prelevato e condotto in caserma dai carabinieri in borghese inviati dal maresciallo. L'ennesimo oltraggio, e questa volta pubblico. Nei momenti successivi, i TG passarono al setaccio qualsiasi ipotesi. Guglielmo in brevissimo tempo si trasformò da vittima a brutale assassino di sua figlia. Ancora senza risposte, i carabinieri tenevano sott'occhio anche il fidanzato di lei, Michele, che non aveva un alibi troppo saldo. Per settimane le indagini girarono a vuoto. Le piste più battute erano concentrate su Guglielmo, altri membri della famiglia, Michele e su una pista satanica indicata da un sacerdote. Tutte però si sgonfiarono velocemente. Dopo 3 mesi dal ritrovamento del corpo, intervennero nelle indagini gli uomini dell'Unità di Analisi dei Crimini Violenti della Polizia di Stato, i quali ascoltarono a vario titolo oltre 400 persone ed eseguirono numerosi test del DNA sulle tracce ritrovate nella scena del delitto. Finalmente si aprì un piccolo spiraglio. Venne fermato ed interrogato Carmine Belli, un carrozziere del luogo, che spesso caricava Serena in macchina mentre faceva l'autostop per spostarsi. L'indiziato si contraddì varie volte e a causa della sua condotta non proprio irreprensibile venne arrestato e successivamente rinviato a giudizio. Il 14 gennaio 2004 si aprì il processo che lo vedeva imputato di omicidio e occultamento di cadavere. Durante il dibattimento si avvicendarono vari testimoni, sia per la difesa che per l'accusa. Destò molto sospetto la deposizione del maresciallo Mottola, che venne ritenuta lacunosa e farcita di troppi non ricordo.
I medici legali accertarono che la morte non sopravvenne per la botta in testa che stordì solamente Serena, ma per asfissia. Il 7 luglio arrivò la sentenza. Carmine Belli, nell'incredulità generale, venne assolto. Gli elementi a suo carico ritenuti non sufficienti dalla corte. Nonostante le contraddizioni, l'alibi reggeva e gli orari coincidevano, a favore il fatto che non fu trovata nessuna sua traccia sul luogo del delitto. Tutto da rifare. Fu voltata pagina, ma non per Guglielmo, ovviamente. Anche se la speranza di poter dare un nome all'assassino era sempre più lontana. Lo sconforto causato da questa giustizia inafferrabile lo segnò profondamente e fu così per lungo tempo. Dopo oltre 2 anni dal primo e unico processo ci fu uno squarcio nel silenzio che avvolgeva la vicenda. Santino Tuzzi, un carabiniere che prestava servizio nella caserma di Arce ai tempi dei fatti, iniziò a parlare. Il senso di responsabilità fece finalmente capolino nella sua coscienza. Il militare ricevette, tramite l'interfono dei Mottola, l'avviso di accogliere una ragazza e farla passare per recarsi direttamente negli alloggi privati di servizio. Tuzzi eseguì senza porsi troppe domande. Questo avvenne 2 giorni prima del ritrovamento del cadavere, intorno alle 11:30. A riprova di quanto detto, Tuzzi descrisse perfettamente il vestiario che Serena indossava nel momento dell'ingresso in caserma, ad esclusione delle scarpe, che erano coperte da un muretto che ne impediva la visuale. Quando venne a conoscenza che la ragazza fosse scomparsa, fu rassicurato e invitato dal superiore a non rivelare nulla per non deviare le indagini su fatti di poco conto. Seppur queste dinamiche non rispettavano le normali procedure, non approfondì, anche perché i rapporti che intercorrevano con il maresciallo Mottola non erano dei migliori. Portò alla luce anche notizie sulla dinamica che fece ritrovare il suo cellulare. Secondo Tuzzi, fu il suo collega, Vincenzo Quadrale, ad entrare in casa Mollicone e riporre il telefono nel cassetto del ritrovamento, durante la veglia funebre di Serena, con l'intenzione di inquinare delle prove. Purtroppo, dopo 7 anni di silenzio logorante, Tuzzi non resse alla pressione e si tolse la vita. Qui si potrebbe aprire una nuova storia nella storia. Mi limiterò a riportare esclusivamente la cronaca degli eventi. L'11 aprile 2008, ad una settimana esatta dalla deposizione rilasciata alla procura di Cassino, il super testimone Santino Tuzzi venne ritrovato morto nella sua auto parcheggiata sulle sponde dell'Iri, ad Arce, con il petto squarciato da un colpo sparato dalla sua pistola d'ordinanza. Il brigadiere venne ritrovato al posto guida, con un braccio steso lungo il corpo e l'altro piegato sul freno a mano. La sua auto con lo sportello aperto e il finestrino lato passeggero abbassato. Secondo la figlia Maria, la vicenda sarebbe caratterizzata da dubbi ingombranti sulle dinamiche e sulle ragioni del suicidio. La versione ufficiale dichiara che il brigadiere si sarebbe ucciso per questioni sentimentali. Da tempo Tuzzi intratteneva una relazione extraconiugale con Anna Maria Torriero, la quale dichiarerà successivamente di aver incontrato più volte Serena Mollicone nella caserma di Arce, ma non il 1 giugno. La donna era sul punto di interrompere il rapporto. Santino si sarebbe così suicidato perché non avrebbe retto al dolore. Questa versione appare da subito strana a Maria, che descrisse l'uomo come un padre e un nonno amorevole e presente, prossimo alla pensione, che aveva espresso la volontà di dedicare più tempo alla famiglia. Altri dubbi ruotano intorno alla scena del crimine. La pistola utilizzata venne ritrovata sul sedile passeggero con la canna rivolta verso il corpo di Tuzzi. Posizione innaturale per un destrorso se pensiamo che sia stata appoggiata senza controllo dopo lo sparo. Riposto sul sedile posteriore il fodero dell'arma, che venne verbalizzato contemporaneamente anche dai carabinieri di Isola dell'Iri, che lo ritrovarono nel suo armadietto di servizio,
caserma nella quale prestava servizio da qualche mese dopo aver chiesto il trasferimento da Arce per pesanti divergenze con il maresciallo Mottola. Anna Maria Torriero dichiarò che durante il suicidio era al telefono con Santino, arrivando a dire addirittura di aver ascoltato lo sparo, ma il cellulare fu ritrovato chiuso tra il freno a mano e il sedile, circostanza ambigua. Furono portate alla luce delle intercettazioni abbastanza animate tra Tuzzi e Quatrale, dove il brigadiere veniva messo sotto pressione a causa delle dichiarazioni rilasciate a verbale. Questo portò il testimone in un primo momento a ritrattare il tutto, per poi decidere di riconfermare direttamente al PM che si occupava del caso. Sulla pistola d'ordinanza, stranamente, non venne ritrovata nessuna impronta digitale. Non fu chiaro se fosse stata ripulita oppure le tracce presenti non furono sufficienti per essere vagliate. Per Maria è chiaro che il padre fu lasciato solo. Le continue pressioni e le istigazioni di alcuni colleghi della caserma di Arce lo avrebbero portato a togliersi la vita. A 10 anni dal delitto di Serena si riaprono di nuovo le indagini, gli scenari ridotti a 3. La droga che la ragazza era decisa a combattere, un possibile approccio sessuale rifiutato e il sempre presente Michele, suo fidanzato. Per Guglielmo fu riaccendersi della speranza di cicatrizzare, almeno parzialmente, una ferita aperta da troppi anni. La procura di Cassino, però, chiederà l'archiviazione per le persone coinvolte, per mancanza di prove. Nel registro degli indagati, questa volta, erano iscritti anche l'allora ex comandante della caserma di Arce, Franco Mottola, sua moglie Anna Maria e suo figlio Marco, nonché i carabinieri Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano, in servizio all'epoca della scomparsa di Serena. La famiglia Mollicone presentò opposizione alla richiesta di archiviazione al GIP del Tribunale di Cassino, Angelo Valerio Lanna, che accolse l'istanza e rinviò gli atti alla procura per ulteriori approfondimenti investigativi e scientifici. Nel marzo del 2016 si dispose la riesumazione del corpo che venne trasferito all'Istituto di Medicina Legale di Milano. La salma venne esaminata dall'antropologa forense Cristina Cattaneo per oltre 1 anno e mezzo. I risultati di questa autopsia furono ritenuti sorprendenti. Venne chiesto il processo con l'accusa di omicidio volontario ed occultamento di cadavere per gli imputati. Le udienze ebbero inizio il 19 marzo 2021 in Corte d'Assise di Cassino. I pubblici ministeri chiesero condanne esemplari. 30 anni per Franco Mottola, 24 per il figlio Marco, 21 per la moglie Anna Maria, 15 per Quatrale, accusato di concorso esterno in omicidio e istigazione al suicidio di Tuzzi, 4 per Suprano, accusato di favoreggiamento. Tutti gli imputati si professarono innocenti, ma secondo l'accusa sarebbero stati loro i responsabili. Dopo anni di depistaggi, procedure poco chiare e un suicidio, la procura di Cassino ha clamorosamente assolto tutti gli imputati per non aver commesso il fatto, dopo oltre 10 ore di camera di consiglio. A 21 anni dalla morte di Serena, siamo ancora tutti in attesa della verità. I pianti e le grida dentro e fuori il tribunale, gli insulti e le tensioni rivolti alla famiglia Mottola, il caos e l'agitazione dei cittadini per le strade dimostrano che nonostante una sentenza passata in giudicato, giustizia non è stata fatta. Analizzando dal principio le dinamiche che hanno composto questa storia, salta subito all'occhio la mancanza di trasparenza sin dai primi momenti delle indagini, con tutto quello che ne è seguito. Allora ci si domanda, bisogna avere fiducia nella legge? Oppure c'è qualcuno che, grazie alla posizione che ricopre, può far valere i suoi non diritti su persone indifese? Una storia tristissima, fondata su depistaggi e coperture, che Guglielmo ci riassunse qualche anno prima attraverso alcune dichiarazioni. Ci ha fatto capire che sembrerebbe avere consapevoli certezze sull'identità degli assassini e sulla dinamica dei fatti. Secondo lui, tutto sarebbe iniziato nella caserma di Arce,
con la denuncia che la ragazza aveva intenzione di sporgere a carico di Marco Mottola per questioni di droga. La sua ricostruzione è riportata con tono sicuro. Sarebbe stata tramortita all'interno di quegli uffici, tesi supportata da un elemento sottaciuto, la mancanza di una porta, sporca di sangue e mai ritrovata, sulla quale Serena, secondo l'ipotesi, avrebbe subito il trauma alla testa. Soltanto dopo aver perso i sensi sarebbe stata legata e imbavagliata con il nastro adesivo, morta sicuramente nel bosco, dopo una lunga agonia. Poteva essere salvata se non fosse stata trasportata e abbandonata, inerme, come un sacco di rifiuti. Ci siamo immedesimati tutti e sofferto in modo empatico attorno a questa vicenda. Le sentenze ci hanno lasciato di stucco, con l'amaro in bocca, privi di spiegazioni. Probabilmente abbiamo provato una parvenza di ciò che sono state le sensazioni di un padre che ha rincorso incessantemente la verità, senza mai raggiungerla. Un caloroso pensiero va proprio a lui, a Guglielmo, che si è spento il 31 maggio 2020 senza aver potuto combattere fino all'ultimo verdetto al fianco della sua Serena. E forse è stato meglio così. Vi aspetto al prossimo episodio. Ho ancora fiumi d'inchiostro da versare. Questa puntata è stata scritta da Valerio e condotta da Monocratica. Potete ascoltarci gratuitamente su Spotify e su tutte le principali piattaforme di podcast.